Ciao a tutti e a tutti, intanto in realtà Zero Calcare, ma in verità noi qua siamo una nutrita sia da questa parte che dall'altra parte dei tornelli, gruppo di persone che lavorano all'interno del salone e che chiaramente hanno a cuore quello che sta succedendo in Palestina e che non potevano continuare il loro lavoro facendo finta di niente mentre succedeva questa cosa qua fuori. Allora, io purtroppo sono arrivato che non ho visto, ma le cose che ci raccontavano e le telefonate che arrivavano da dentro è che appunto è risuccesso quello che è successo tante volte in questi giorni, ovvero che le persone che cercano di portare all'attenzione il massacro che sta avvenendo in Palestina vengono respinte coi manganelli, per cui penso che tutte le persone che hanno a cuore questa questione là dentro non possono adesso non stare qui. Credo che le richieste, credo che sia normale e la cosa più naturale del mondo è che uno spazio che parla di cultura, che parla di attualità, non può chiudere gli occhi e non può lasciare fuori la storia con la S maiuscola, perché quello che sta succedendo in Palestina penso che ci verrà chiesto conto a noi testimoni che non stiamo interrompendo, non stiamo fermando il massacro in corso. Penso che ne dovremo rispondere per tanto tempo e se ne parlerà tanto di quello che sta succedendo adesso. Quindi il fatto che delle persone vogliano portare questi temi e questi contenuti all'interno di dove si discute e dove si discute di cultura mi sembra la cosa più normale del mondo e mi sembra assurdo che questa cosa non possa avvenire. Questa cosa adesso passerei la parola anche ad altri, insomma, che stanno là dentro. Grazie Michele.